Era sospeso in un cielo nero e ostile, e in un primo momento pensò che stesse galleggiando da qualche parte nelle profondità intrasolari molto più vicino al Sole di quanto lo fosse alla Terra. Ma poi realizzò che il globo lievemente brillante che gli galleggiava dinanzi in quella visione onirica non era affatto il Sole. Orrende e oscure macchie punteggiavano l'arancio spento della superficie e grandi colonne di fuoco vorticante si arcuavano sui suoi margini. Osservò le titaniche macchie solari scivolare sulla superficie di quel terribile disco solare, allargandosi col passare del tempo e fondendosi in grandi voragini diffuse nell'atmosfera fiammeggiante. Un qualcosa di mostruoso che ruggì di un'insaziabile furia contro le catene con cui gli antichi dei lo avevano confinato lì per l'eternità. Impossibilitato dal resistere, totalmente impotente dal controllare i suoi movimenti, si stava immergendo a testa bassa in quel caos terribile, l'antichissima intelligenza che un tempo era Cthulhu. August Derleth, croce e delizia di tutti quanti i fan del ciclo e degli autori stessi del ciclo di Cthulhu. Derleth è colpevole di aver sfruttato il nome di Lovecraft, ma è anche meritevole di premio perché non solo è stato uno dei suoi più fidati collaboratori, ma ha contribuito alla compilazione di tutti quanti gli scritti di Lovecraft. Quindi se abbiamo una raccolta di racconti dell'autore di Providence, e grazie anche a Derleth. Ma c'è una cosa che universalmente rende Derleth poco appetibile per i fan più duri del ciclo: l'aver trasformato i grandi antichi e i dei esterni in kaiju. Sapete che io per primo ho criticato Derleth per aver voluto inserire nei racconti del ciclo ideologie tutte sue, come scontri fra bene e male e scontri fra creature contrapposte. E quindi, visto che non voglio passare per un bastian contrario che prende posizioni senza motivo, illustriamo adesso due particolari creazioni, tutte quante made in Derleth, per le due prossime settimane. Quindi benvenuti nel ciclo di Cthulhu, siccome manca da un sacco di tempo, per due settimane di seguito. Are you entertained? Cominciamo oggi con la prima introduzione più famosa di Derleth, ovvero la schematizzazione delle creature secondo i quattro elementi fondamentali. Derleth infatti racchiuse molti grandi antichi e degli esterni all'interno di macro categorie assegnabili ognuna ad un elemento, un po' come succede spesso e volentieri anche nei GDR, per così dire. Quindi magari Cthulhu era elemento acqua, ma Astur elemento aria. Oggi parliamo dell'elemento fuoco, è un'invenzione pura, più o meno, di Derleth. Oggi parliamo di Cthulhu e dei vampiri di fuoco. Bando alle ciance e sigla! Prima di iniziare, siccome vorrei fare dei podcast che vedano più di 20 persone alla volta, vi ricordo che sono su un nemico viola, quindi iscrivetevi perché il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 19.30 sono in live lì e vorrei fare un podcast interessante senza portarlo qui su YouTube, in cui mi si accusano se faccio mezzo riferimento alla vita politica italiana di essere di parte, di essere uno stronzo incompetente e robe varie. Quindi se volete venite lì, trovate il link per il nemico viola in descrizione. Fatto lo spottone, cominciamo. Cthulhu è un grande antico, anche se il suo potere a quanto pare fa tremare le gambe a Nyarlathotep per non si sa bene quale motivo, anche se poi alla fine si rivela essere tutta una burla anche quella roba, perché August Derleth descrive per la prima volta Cthulhu nel racconto L'abitatore del buio, in cui a quanto pare il cattivone fondamentale non è altro se non quel bel bontempone maligno e satanico di Nyarlathotep. In questo racconto Derleth ci mostra come può essere evocato Cthulhu e ce lo dice attraverso una frase particolare la cui dizione in realtà è praticamente impossibile per un essere umano comune. Penso che la copio incollerò qui perché è illeggibile ed è fatta apposta per essere illeggibile,
è evocata questa creatura, bisogna semplicemente aspettare la sua venuta dalla distante stella di Fomalhaut. Quando effettivamente la creatura arriva sulla Terra, la sua sembianza fisica è tanto semplice quanto terrificante. È infatti una sorta di luna, in quanto a dimensioni, completamente composta da fiamme ardenti arancioni, rosse e gialle, con un protoplasma centrale come nucleo che si dibatte ed emette vampate, emette raggi di energia rovente, plasma, fuoco e fiamme, circondata da un nugolo di fiammelle più piccole, piccoli globi di plasma, anch'essi rossi e arancioni, che paiono seguire come, diciamo, comete, per così dire, questa enorme creatura fiammeggiante centrale e primeva. Questa è Ktuga, questo creaturozzo è Ktuga, un essere fatto di puro fuoco, il cui solo arrivare, cui solo giungere, trasforma in cenere qualsiasi cosa gli sia nelle immediate vicinanze, neanche così tanto immediate a dirla tutta. Non sappiamo quasi nient'altro di Ktuga. Ed è incredibile questa cosa, perché per quanto creata, e vi giuro ho comprato libri e ho comprato pure il manuale di Call of Cthulhu, l'adattamento per Pathfinder, nel corso dei mesi, pur di informarmi, non si sa praticamente null'altro. Secondo alcuni autori, tra cui l'autore di cui ho letto l'intro a inizio video, Ktuga sarebbe stato intrappolato dagli dei esterni che avrebbero paura di lui. E io mi immagino Azathoth e Nyarlathotep che si stanno... Oh, Derleth, ma com'è che ti immagini Azathoth e Nyarlathotep che si cagano addosso? Dai, non è possibile! Immagino i dei esterni che là ballano e danzano mentre i loro sogni generano un universo, che vedono sta fiammella. Oh mio Dio, c'ho paura! Incateniamola a Fomalhaut! Vabbè, insomma, gli dei esterni lo incatenano in qualche modo, lo sigillano nei pressi della stella Fomalhaut, dove questo enorme globo, che secondo la descrizione rassomiglierebbe un po' a Ego, il pianeta senziente della Marvel, solo che è fatto di fiamme, tipo un mini sole, sta lì a urlare in attesa che qualcuno lo evochi in modo da liberarne parte della coscienza, in modo che possa arrivare dove viene evocato tramite la formula che vi ho fatto vedere poco fa. Alcuni autori, ma non si trovano tante tracce di sta roba, avanzano ipotesi per cui Ktuga o i suoi simili abbiano comunque abitato e visitato la Terra eoni e eoni fa, quando la Terra era ancora un ammasso di roccia fusa fiammeggiante che si stava raffreddando. Ma chi sono i simili di Ktuga? I simili di Ktuga sono le cosiddette creature fiammeggianti di Ktuga, o meglio conosciuti come i vampiri di fuoco. I vampiri di fuoco sono quelle stelline comete che seguono Ktuga quando viene evocato nel racconto L'abitatore del buio. Sono sostanzialmente delle versioni molto rimpicciolite e molto meno potenti di Ktuga stesso, sua diretta progenie, globi di plasma fiammeggiante che quando entrano nelle atmosfere emettono effettivamente fiamme ardenti e che appena si avvicinano a qualcosa semplicemente la incendiano all'istante, annichilendone anche buona parte a contatto. Parliamo quindi di creature pericolosissime, incredibilmente distruttive, e che appunto per questo vengono evocate siano due o tre volte in tutta quanta il ciclo di Cthulhu. Non vengono usate particolarmente, vengono molto citate ma mai tanto usate. Ma perché si chiamano vampiri? Ecco, il termine vampiri non è tanto accostabile ai seguaci di Ktuga diretti, ma ai seguaci diretti di Ftagwa. Ftagwa viene detto essere il grande sacerdote del culto di Ktuga, e in alcune versioni viene lasciato intendere che sia
tra molte virgolette, figlio, ovvero emanazione di Ktuga stesso. Ed è una creatura che per certi versi ricorda tantissimo Ktuga, perché anche lui è un globo fiammeggiante, ma stavolta di fiamme blu intensissime, che vive e manipola la gigantesca cometa Ktinga, che tra le altre cose, oltre ad essere il mezzo di trasporto barra casa di Ktuga, di Ftagua, è anche capace di viaggiare oltre la velocità della luce, se non secondo non si sa quale fisica. Vabbè. Ftagua quindi gira per il cosmo su questa cometa, seguito dai suoi personali servitori, che non è ben specificato, per quanto sia possibile, che siano gli stessi servitori e seguaci che seguono anche Ktuga quando viene evocato. Difatti i vampiri di fuoco di Ftagua hanno delle caratteristiche leggermente diverse, sono anche loro globi di plasma barra elettricità che quando entrano nell'atmosfera dei pianeti incominciano a prendere fuoco, ma hanno una particolarità in più, in quanto quando si avvicinano agli esseri senzienti ne comincerebbero a vampirizzare l'energia psichica e vitale, tanto da assorbirne completamente i ricordi, e in questo processo le persone morirebbero bruciate vive, andando quindi a giustificare il fenomeno della combustione spontanea. Altra cosa molto interessante dei vampiri di fuoco a questo punto è delineare come la loro mente sia non solo una mente collettiva che fa capo comunque a Ftagua e anche a Ktuga probabilmente, ma il fatto che questa mente collettiva si arricchisca di volta in volta con le menti delle persone che vengono da loro vampirizzate, che in qualche modo sopravvivono alla distruzione del loro corpo, in quanto le loro menti entrano a far parte della mente collettiva dei vampiri di fuoco stessi. C'è però il piccolo problema che ogni mente che loro assorbono li rende sempre più intelligenti e scaltri, quindi teoricamente, essendo lo scopo principale dei vampiri di fuoco razziare e distruggere qualsiasi cosa, fra qualche anno sti vampiri di fuoco diventeranno i nemici peggiori dell'universo in generale, e secondo alcuni scrittori a quanto pare mancano tipo 300 anni all'arrivo dei vampiri di fuoco definitivo sulla Terra, quando arriveranno e distruggeranno tutto, ma nel frattempo troveranno anche Astur e Cthulhu che si combattono a suon di bombe atomiche, e Cthulhu che viene resuscitato mentre viene ripartorito dalla sua stessa figlia acquisendo poteri atomici tipo Godzilla. August Derleth, signori. Detto questo, la discussione potrebbe sembrare finita, e invece no, perché a quanto pare Ktuga ha almeno un altro figlio, Hafumza, la fiamma gelida. Hafumza è stato creato da Lynn Carter ed è inserito nel ciclo di storie dedicate ai popoli precedenti a quelli che possiamo conoscere, quindi parliamo di Iperborea e simili, e proprio Iperborea e Leng sono le terre più attaccate da questo grande antico. Hafumza è una fiamma fredda, originaria di Fomalhaut anche lui, quindi è probabile che sia progenie di Ktuga stesso, però a differenza del genitore, chiamiamolo così, Hafumza ha la forma di una fiamma bianca e pallida e non emette caldo, bensì freddo. Secondo altre versioni del mito, invece, Ktuga avrebbe visitato Iperborea e lì avrebbe generato Hafumza, per quanto in realtà molte versioni ci dicono che lui sia arrivato da Fomalhaut, fermandosi in quello che è conosciuto oggi come il pianeta Nettuno, per poi arrivare direttamente sulla Terra. A Iperborea e nei territori vicini, ovvero quelli più vicini al polo, che comunque è la sua sede natale, Hafumza comincia a essere adorato come una divinità, ponendosi in rivalità con altri due creaturozzi, che si chiamano Ran-Tegot e Rlim-Shaikort. Gli dei antichi, però, e sugli dei antichi ci arriviamo a fine video, si rendono conto della pericolosità di queste creature e incominciano a buttarle giù, in pratica. Lanciano in stato comatoso gli altri due tizi, ma prima che Hafumza venga effettivamente acchiappato, diciamo così, esplode in un'ondata di gelo che congela all'istante Iperborea, Lomar e qualche altro territorio lì della calotta polare che viene creata in quel momento. E è questa creatura che crea il polo nord. Robe! Questa parte la leggo adesso.
Ah, Funza, a quanto pare, ha avuto anche lui dei figlioletti, in quanto pare abbia generato Gnofke e Rantegot e Wurm, che è l'antesignano dei Wurmi, che sono seguaci di Zatogua. Robe ancora. Gli umani non adorano Afunza, ma questo viene adorato dalle creature che lui stesso ha creato, per l'appunto delle volte i Wurmi, delle volte gli Gnofke, è la razza spettrale creata sempre da Afunza degli Hilitem. Io non ce la posso fare, per fortuna il video finisce qua. L'ultimo accenno che vi faccio è agli dei antichi. Chi diavolo sono sti dei antichi che hanno voluto sigillare Afunza? Sono la versione buona degli dei esterni. Altra invenzione esclusiva di August Derleth. Ma di loro ne parleremo nel video di settimana prossima. A me non resta che dire, la cultura popolare su Cthulhu non ci sta da nessuna parte, tranne in Nyaruko, l'anime con il protagonista Nyarlathotep versione Loli. Per il resto è solo un mostro che si trova nei manuali GDR dedicati a Cthulhu e simili, vampiri di fuoco, Cthulhu e Cthulhu e Ftagua. Basta, fine. Ciao. Detto questo, il video si chiude effettivamente qua. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando settimana prossima per l'ultima parte di questa retrospettiva su August Derleth. Vi ringrazio tutti quanti le visualizzazioni, mi piace, condivisione a questo, tutti quanti gli altri video, grazie a tutti quanti gli iscritti al canale. Continuate a sostenerlo come vostro solito, iscrivendovi, lasciando commenti, mi piace e condividendo i video. Io vi ricordo, trovate tutti quanti i link in descrizione per le pagine social, per il nemico viola, per le donazioni su Patreon, su Ko-fi, su PayPal e robe varie. Vi ricordo anche, c'è anche il link per lo story cronica di Topolinia, Sortise, l'anticamera della follia, il fumetto scritto da me è in vendita lì, quindi andate là a comprarlo, su, muovetevi, non me ne viene niente a me, tra parentesi, comunque compratelo perché sarei felice. E noi ci vediamo, oggi pomeriggio in live e settimana prossima con il nuovo video sul ciclo di Cthulhu, continuazione di quest'ultimo. Bye!